sono Fabio Rosso, responsabile dell'ufficio tecnico qui in Valluf Automation Italia e coordino anche dal punto di vista tecnico tutto quello che è il service center a livello di Sud Europa. La mia presentazione tra più che altro su quello che è, scusate se sono troppo avanti, su quello che è il condition monitoring e l'IoT basandosi su quello che per noi è l'unico standard di comunicazione che attualmente va a semplificare ed elevare il scusate, sono uscito dalla condivisione. Tutto bene? Mi vedete ancora? Tutto bene? Si vede ancora lo schermo? Io sì, lo vedo. Perfetto. Non sì. Vediamo la slide iniziale. Ottimo. Quindi dicevamo, IoLink per noi è l'unico standard di comunicazione che attualmente può andare a semplificare e derivare il livello di accessibilità e la capacità di elaborare dati a bordo macchina. Quindi adesso questa slide molto probabilmente l'avete vista milioni di volte, parliamo di IIoT, cioè Industrial Internet of Things, cioè la declinazione industriale di quello che è l'IoT del mondo IT, cioè ci andiamo a riferire all'insieme di tutte quelle tecnologie IT che possono essere applicate anche nell'ambiente industriale e quindi alle infrastrutture nel nostro settore. Nel settore manifatturiero. IoT è considerata una tecnologia chiave dell'industria 4.0 e non spendo altre parole su quello che è l'industria 4.0 perché immagino che a quest'ora sia ben conosciuta. Speriamo. Quindi, allora, per poter far fronte a tutte queste nuove sfide di cui prima parlavate anche nell'introduzione, bisogna migliorare i processi produttivi. Soprattutto per quanto riguarda la produttività, ma anche la flessibilità degli impianti, l'efficienza, la qualità e la trasparenza dei dati. Per migliorare questi aspetti in campo digitalizzazione bisogna andare ad arricchire quelle che sono le architetture di automazione, cioè il livello OT, operational, con la compenetrazione di quelle che sono le tecnologie informatiche, quindi l'IT. La nostra sfida a questo punto, qual è la sfida dei fornitori di apparecchiature per l'automazione? È quella di stimolare la digitalizzazione delle imprese, andando ad offrire delle soluzioni valide, ma queste soluzioni devono essere efficaci sì da un lato, ma anche economiche, scalabili e soprattutto semplici da implementare, perché altrimenti il gioco diciamo, non vale la candela. Per noi è fondamentale l'IoLink come standard, per noi è la base della generazione di informazioni per poter costruire tutto questo, tutto quello di cui stiamo parlando, la base è l'IoLink. Quindi questa tecnologia, per chi non la conosce, che può essere paragonata all'interfaccia USB in campo automazione. Quindi è questa prima tecnologia di I.O. standardizzata a livello mondiale per comunicare con i sensori, gli attuatori, con tutti i dispositivi a bordo macchina. È una comunicazione digitale ma molto, molto solida, basata su cavi punto punto. Quindi i cavi classici che vedete anche qui nella slide, che conoscete benissimo, che si utilizzano ampiamente in automazione da molti anni. Quindi per fare un esempio, IoLink consente ai sensori, adesso parlo di sensori, ma può essere ampliato ad attuatori, HMA e tutti quelli che sono i dispositivi elettronici a bordo macchina, far diventare questi dispositivi dei multi data point. Perciò un sensore standard tradizionale, come può essere un trasduttore di pressione, aveva al massimo un valore digitale o un valore analogico che va da 0 a 10 volt, 420 mA e basta. Si fermava lì, mentre un sensore intelligente con IoLink ci apre un mondo di informazioni, quindi abbiamo la misura già scalata in bar o possiamo andarla a scalare diversamente, abbiamo la possibilità di introdurre non solo la misura ma anche degli switching point, possiamo andare a parametrizzare il dispositivo da remoto, possiamo andare a rilevare i dati di diagnostico, tutto sotto forma di metadata, come vedete anche nella slide, con l'ausilio di quelli che sono i file IoDD, cioè i file descrittivi di tutti i dati del dispositivo, diventa veramente molto semplice poter andare a sfruttare al meglio tutte le informazioni che ci può fornire il dispositivo. Quindi, partendo da un'architettura classica che molto probabilmente chi di voi si occupa di bordo macchina conosce molto bene,
si può semplicemente andare a interfacciarsi con la rete di campo, con il bus di campo, perché i bus di campo moderni come il Profinet, l'HTTP per dire, consentono il traffico anche TCP/IP, quindi si possono andare a gestire servizi web, quindi con un piccolo client tramite un piccolo switch andiamo a lavorare con le API REST, la formattazione dei dati JSON, che sono concetti dell'IT. Noi andiamo ad aprire le porte verso quello che è la rete di campo. Perciò a livello applicativo vedete che tutto quello che sta nel livello operation technology, nel livello T, quindi macchine, robot, l'impianto stesso, tutti i dati che vengono rilevati tramite un gateway possono andare a diventare dati da sfruttare a livello applicativo, con applicativi che, come vedete, sono applicativi che col mondo dell'automazione fino a ieri avevano poco a che fare. Node-RED, Grafana per costruire delle dashboard, piuttosto che nel back-end InfluxDB per utilizzare dei database, ma ne ho elencati alcuni di quelli open source, ma c'è veramente un mondo dietro. Quindi a livello di esempi applicativi diciamo che il condition monitoring è la cosa diciamo più importante su cui vorremmo mettere il punto, di che cosa si tratta. Il condition monitoring implica quella che è l'osservazione di uno o più parametri dello stato di un componente o di una parte di macchina, quindi di un gruppo, e soprattutto anche dell'ambiente che lo circonda. Questo per poter andare ad evidenziare eventuali variazioni significative, che sono quelle che poi sono precursori di un guasto, di un malfunzionamento, o comunque andranno in qualche modo a causare un fermo macchina, un calo della qualità, della produzione e quant'altro, no? Quindi, quali sono gli aspetti del condition monitoring? Sono sostanzialmente due. Il self-awareness, cioè il dispositivo che monitora se stesso, quindi ci fornisce i suoi dati di vita operativa, la sua temperatura interna, il numero di volte che è stato acceso e spento, un suo indice di stabilità, dipende dalla tecnologia, del dispositivo stesso, un livello di carico, di sovraccarico, di stress, il tempo trascorso dall'ultima manutenzione, una serie di dati importanti su quello che è il monitoraggio intrinseco del dispositivo. Ma il dispositivo può anche andare a monitorare l'ambiente che lo circonda, quindi darci le vibrazioni della meccanica su cui è montato, la temperatura di contatto della superficie, l'umidità ambientale, la pressione atmosferica, i campi magnetici, e chissà quante altre informazioni potremmo andare ad implementare in futuro grazie alle tecnologie miniaturizzate che abbiamo ormai a disposizione, come i MEMS, ad esempio. Tutto ciò però ha bisogno di un canale di comunicazione digitale semplice e potente, per quindi l'IO-Link. Perciò, come vedete, questo qui è un esempio, un layout minimo, però che è molto molto interessante, utilizzando un modulo di rete Profinet in questo caso, ma che fornisce anche dei servizi web, possiamo semplicemente andarci a costruire le nostre dashboard, piuttosto che raccolta dati, analisi e tutto il resto, utilizzando semplici REST API con dati formattati in JSON, che è una cosa che ormai al giorno d'oggi nel mondo IT è un pane quotidiano, e andare a pescare quelli che sono, ad esempio, dei dati di stress di un alimentatore, semplicemente una previsione di vita dell'alimentatore, la temperatura del primario piuttosto che la temperatura del secondario, la tensione, il numero di ore che ha lavorato, la minima temperatura, la massima temperatura che ha raggiunto, e tantissime altre informazioni. Su una fotocellula, ad esempio, addirittura adesso andiamo a implementare l'inclinazione, oltre a il numero di volte che è stata accesa e spenta, il numero di ore, la potenza trasmessa a livello ottico, come dicevo, l'inclinazione, la vibrazione, perché la fotocellula deve solo fare la fotocellula. Nel momento in cui la metto lì e ho bisogno di monitorare dei dati ambientali, mi può essere utile rilevare l'inclinazione, perché magari si è spostata, si è mossa, qualcuno l'ha toccata, e questo può andare a influire negativamente sulla produzione. Questo deve essere fatto in modo semplice, sfruttando l'IO-Link e i servizi web che sono all'interno dei master IO-Link.
Perciò, per concludere, al giorno d'oggi, quando andiamo a scegliere un componente da mettere a bordo macchina, non ci dobbiamo più limitare solo ad andare a guardare quelle che sono le sue caratteristiche operative, ma ci dobbiamo preoccupare anche del livello di accessibilità e la capacità di elaborare dati del dispositivo. Quindi noi abbiamo creato questo indice, diciamo, no, di accessibilità di capability che va da 0 a 6, quindi dal punto di vista dell'accessibilità si parte da un dispositivo fisico che non ci dà altro che il valore grezzo, a un dispositivo che è in grado di darci già un dato, non solo più un valore grezzo, oppure un dato ma su un protocollo di comunicazione, quindi parliamo già di digitale, oppure salendo di livello su una infrastruttura industriale di comunicazione o su una rete IT o addirittura già in grado di interconnettersi con dei servizi web a livello anche globale, su internet ad esempio. Per quanto riguarda invece la capacità di elaborare dati, partiamo dai dispositivi più semplici che sono passivi, quindi non possono fare assolutamente nessun tipo di trattamento sul dato, fino a salire a livelli più alti che sono in grado di andare a implementare dell'analisi sui dati, interpretarli, validarli, creare delle aggregazioni, fino ad arrivare al livello massimo che è quello del machine learning e dei servizi basati sul software. Quindi questo è tutto, spero sia chiaro il mio concetto. Vi ringrazio per l'attenzione.